Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da me, Gabino90, in compagnia dell'amico e compagno di viaggio di questa bellissima avventura, Stunner Jack. Bella ragazzi. Torniamo con la carriera Amarcord da Livorno qua su FIFA 23, quest'oggi i classici, le classiche tre partite, occhio perché di mezzo c'è la Coppa contro la Cremonese, il terzo turno di... il secondo turno, pardon, di Coppa che andremo ad affrontare. Il primo naturalmente non lo abbiamo fatto visto che siamo passati direttamente al secondo. Incontreremo il Genoa nella prima partita, poi la Cremonese in Coppa e per finire il Napoli in casa. Cerchiamo assolutamente di proseguire il momento positivo in casa Livorno. Intanto andiamo subito dal nostro inviato che ci racconta al Ferraris com'è andata tra Genoa e Livorno. Genoa e Livorno per la sfida di campionato. La squadra del Grifone schiera una 4-3-3, il Livorno consueto 3-4-2-1 con gli 11 tipo di Walter Mazzarri. Ora con le immagini andiamo subito a vedere com'è andata nel rettangolo verde. Partiamo con le immagini, la conclusione di Braff dopo pochi minuti dall'inizio della gara. Guardate qua, Semper vola, evita guai peggiori. Siamo al 25esimo e il Genoa passa con il colpo di testa di Ekuban. Pavarini era uscito dai suoi pali. A porta vuota sigla il vantaggio del Grifone, 1-0 al Ferraris. Al 42esimo va via in contropiede Cristiano Lucarelli, defilato, incrocia con il collo del piede destro e fa 1-1. Nel finale del primo tempo il Livorno pareggia. Con le immagini siamo alla ripresa, 62esimo, occasionissima per Popescu. Guardate qua il suo mancino, termina di poco fuori alla sinistra di Semper. Si dispera il dottore in questa circostanza. Passiamo dall'altra parte, punizione Genoa, è un assedio, stacco aereo del difensore Ilzanker e la grande parata di Pavarini che evita guai peggiori. Il Livorno risponde con la incredibile traversa di Lucarelli. Guardate qua, gran botta dal limite dell'area di rigore, scheggia la parte alta della traversa. Vicino al 2-1 il Livorno. Al 79esimo minuto ancora il Genoa che ci prova con il numero 24 Pavarini, bravissimo, si oppone così nel finale assedio dei rossoblù. Ci prova ancora una volta il Genoa a concludere da dentro l'area di rigore. Pavarini si supera. Era l'ultima immagine del match. Ribadiamo il punteggio dal Ferraris Genoa Livorno 1-1. La linea che torna allo studio. Andiamo in studio per leggere i risultati dopo la 16esima giornata di campionato. Monza Inter 1-2, Lazio Empoli 2-1, Genoa Livorno 1-1, Cagliari Sassuolo 2-2, Roma Fiorentina 2-2, Napoli Spezia 2-0. Torino-Bologna 2-2, posticipi Juve batte Udinese 1-2, clamorosa San Siro, Lecce batte Milan 2-1. Classifica, Livorno al comando con 37 punti, Juventus che si avvicina a meno 1, 36, Roma 31, Fiorentina 29, Torino e Napoli 28, Atalanta e Lazio 26, Inter Udinese 25, Bologna e Milan 23, Lecce 20, Samp 16, Monza, Sassuolo e Genoa 15, Empoli 10, Cagliari 9, Spezia, fanalino di coda con 8 punti. Stunner Jack, un pareggio tutto sommato buono per la squadra Amaranto visto come si era messa la gara. Un Pavarini strepitoso ha evitato guai peggiori. Sì, esatto, ci ha tenuto a galla Pavarini, un punto guadagnato. C'è l'amarezza perché la Juventus si sta facendo sotto e perdere punti con il Genoa è fondamentale non perderli. Quindi vediamo ora il proseguito della classifica. Ora ci aspetta la Coppa Italia. Speriamo, puntiamo anche su quella, quindi vediamo. Adesso cari amici andiamo dal nostro inviato che ci racconta com'è andato il secondo turno di Coppa tra Livorno e Cremonese. Coppa Italia, l'Armando Picchi sfida tra Livorno e Cremonese. Walter Mazzarri cambia addirittura 10 undicesimi della sua formazione. Turnover abbondante, 3-4-2-1, Coppola, Baschirotto, Scalvini, Marino, Vigiani, Ceramitaro, Bocus, Vite al centrocampo. Il ritorno di Igor Protti
affiancato da Chamberlain e poi in attacco Benedetto. Cremonese risponde con un 3-5-2 strizzolo e Okereke, le due punte offensive di mister Ballardini. Ora andiamo in campo a vedere com'è andata. Al 14° minuto ci prova Livorno, Benedetto, stacco aereo bellissimo, la grande risposta però dell'estremo difensore della Cremonese che evita guai peggiori. Dopo un quarto d'ora, 23° minuto, ancora Livorno, guardate qua, azione bellissima, Benedetto pesca Chamberlain che fa 1-1, che fa 1-0, pardon. 43° il Livorno ancora con Benedetto, bravissimo ancora una volta il portiere della Cremonese a dire di no. 99° siamo ai supplementari, Lucarelli con il mancino in diagonale sigla il definitivo 2-1 per la squadra Amaranto. 112° minuto, ancora la palla gol sui piedi di Lucarelli, non era facile con il mancino da lì, pallone rimbalza male, esce sul fondo. Purtroppo ragazzi non ci hanno fatto vedere il gol della Cremonese, poco ci importa, ribadiamo il punteggio da Armando Picchi, Livorno batte Cremonese 2-1. Andiamo a vedere il tabellone del secondo turno di Coppa Italia, i risultati: Finone Salernitana 2-4, Monza Venezia 1-1 in partita, 4-3 ai rigori va a vincere Venezia, Torino Parma 0-1, Livorno Cremonese 2-1, Sassuolo Verona 1-1 in partita, 5-4 per l'Hellas Verona, Palermo Sudtirol 3-2, Empoli Perugia 0-0 in partita, 4-3 per il Perugia ai calci di rigore, Genoa Ascoli 3-1, Cittadella Spal 3-2, Samp Modena 2-0, Lecce Ternana 3-0, Cagliari Benevento 2-1, Udinese Regina 2-0, Spezia Brescia 0-1, Como Pisa 1-2. Il prossimo turno, che sarà il terzo, questo è il tabellone: Salernitana Cittadella Perugia Brescia Venezia Palermo, quella che ci impiega a noi è il Lecce Livorno, andremo alla Via del Mare a giocare il terzo turno, Udinese Verona, Cagliari Bologna, Parma Sampdoria e Pisa Genoa. Questo è il tabellone completo per il prossimo turno di Coppa Italia. Adesso cari amici andiamo all'Armando Picchi per la seconda partita consecutiva casalinga dopo quella precedente in Coppa, Livorno Napoli. Livorno schiera 3-4-2-1, il classico di Walter Mazzari, formazione tipo, il Napoli di Spalletti 4-3-3, occhio a Osimhen, Politano e Zerbin in fase offensiva. Al quarto minuto il Livorno con Popescu, l'asse Popescu, Lucarelli, guardate qua, 1-0, gol a freddo preso dalla squadra partenopea, esulta così con i suoi tifosi Lucarelli. 25° minuto, va via Popescu, lanciato da Lucarelli con il destro, diagonale bellissimo, batte così l'estremo difensore partenopeo per la seconda volta, 2-0, 1-2 micidiale. Siamo alla mezz'ora, ci prova il Napoli con i tiri da fuori, era centrale questa conclusione del centrocampista partenopeo, ma bravissimo Pavarini a non farsi sorprendere, ci riprova ancora Foloruscio con il destro, chiude però Thiav in questa circostanza. Siamo con le immagini alla ripresa, 61° Lucarelli prova il gol dell'anno con un cucchiaione da fuori area, questo lob termina alto sopra la traversa, si dispera l'attaccante Amaranto. 71° minuto, il Napoli con Demme ritorna in partita e sigla il 2-1, battuto Pavarini nonostante l'estremo difensore Amaranto l'avesse toccata questa sfera, esulta così il capitano del Napoli. 76° capovolgimento di fronte, Popescu pennella ancora una volta per Lucarelli che a tu per tu col portiere azzurro lo trafigge, doppietta personale per l'attaccante Amaranto in questa partita, Mazzarri che esulta così al gol di CL99. 83° ci prova ancora il Livorno, Chiellini prova a girare di testa, pallone che termina abbondantemente sopra la traversa. 89° rischio in fase difensiva Scalvini, Osimhen conclude malissimo da ottima posizione,
Era l'ultima azione del match, rientriamo con le immagini, ribadiamo il punteggio dall'Armando Picchi, il Livorno torna a vincere dopo il pareggio nella partita precedente di campionato, travolge 3-1 il Napoli e consolida il primo posto, la linea che torna a studio. 17esima giornata di campionato, andiamo insieme a leggere i risultati, gli anticipi del 16 dicembre, Empoli Monza 2-4, Sassuolo Torino 1-0, Lecce Genoa 0-0, Fiorentina batta sorpresa la Juventus 2-1. Le altre giocate il 17, Bologna Milan 0-2, Udinese Lazio 1-2, Samp Roma 1-1, Livorno Napoli 3-1, Inter Cagliari 3-2, Spezia Atalanta 1-3. Classifica Livorno che vola più 4 sui bianconeri, 40 punti, 36 la Juve, Fiorentina che aggancia la Roma al terzo posto a 32, Atalanta e Lazio 29, Inter, Torino e Napoli 28, Milan 26, Udinese 25, Bologna 23, Lecce 21, Monza, Sassuolo 18, Samp 17, Genoa 16, Empoli 10, Cagliari 9, Spezia 8. Stanno già che è stata una partita bella quella vissuta poco fa l'Armando Picchi tra Livorno e Napoli, la squadra Maranto dopo il pareggio nella partita precedente torna a vincere e lo fa dopo che la Juventus è venuta viene sconfitta 2-1 dalla Fiorentina che si avvicina alla squadra bianconera al terzo posto. Pieno di sorprese questo campionato, esatto. La Juventus dopo aver perso andiamo a più 4. Bella partita contro Livorno-Napoli, intensa, e gol a freddo di Amaranto che taglia subito le gambe al Napoli, e che dire, l'asse Popescu, Lucarelli che ancora ci porta i 3 punti. Adesso cari amici andiamo a leggere la classifica marcatori e assist. Carelli sempre al comando in solitaria con 16 gol in 16 partite, segue Aspas del Milan a 10, El Nesseri e Di Francesco a 9, Belotti, Gonzales, Martinelli, Moffi a 8, via via tutti gli altri a 7, Zaha, Wadimin, Osimhen, Leao, Vlahovic, Sotil, Deulofeu e il resto dei calciatori. Andiamo a vedere gli assist, Popescu al comando con 11 assist in 17 partite, segue Vlahovic della Juve e Lucarelli del Livorno a 7, Luis Alberto, Gudmundsson, Brafa a 5 e via via gli altri, Tovina e Silva, El Nesseri, Leao, Samek a 4 e il restante gruppo. Noi cari amici per questo nuovo episodio con la carriera Amarcord Livorno chiudiamo qua, vi diamo appuntamento al prossimo video, un saluto da Gabino 90 e Stanerjack, ciao a tutti. Bella.